ci è riuscito. Come avete già letto dal titolo, Elon Musk formalizza finalmente l'acquisizione di Twitter con un accordo di esattamente 44 miliardi di dollari. E questa volta è la volta definitiva. La commissione per i titoli e gli scambi americana ha ricevuto tutta la documentazione per quanto riguarda il cambio della proprietà. E infatti Elon Musk si è già dato da fare. A parte twittare l'uccellino è libero, ha fatto tabula rasa dei vertici di Twitter, a partire col licenziare l'amministratore delegato Parag Agrawal, licenziamento anche confermato dal cofondatore Twitter Bid Stone in un tweet. Ma qua tutti twittano, non si parlano in faccia. Ripercorriamo questa storia travagliata dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti ai Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di come si è evoluta la storia di Twitter. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanina, così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre qui sotto troverete il mio tag Instagram, che è anche uguale al mio nuovo handle YouTube. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo. Qualche mese fa avevo parlato che Elon Musk ha fatto un'offerta miliardaria per l'acquisizione di Twitter. Il procedimento per l'acquisizione stava andando avanti finché c'è stato un inceppo. Elon Musk si è impuntato sulla storia degli utenti fasulli di Twitter, che secondo Twitter gli utenti fasulli o i bot o gli spammer contavano solo il 5% degli utenti totali. Invece Elon Musk sosteneva che erano molto di più. Lui ha incaricato la compagnia Chabra di condurre un'analisi di questi utenti fasulli e secondo la loro analisi gli utenti fasulli erano l'11%, e quindi questo ha dato tutto il via a una sorta di guerra sia via Twitter che via dichiarazione, ma anche in tribunale, perché l'accordo fatto da Musk era vincolante. Qualora lui si fosse ritirato da comprare Twitter avrebbe dovuto pagare, se non ricordo male, $1 miliardo in penale. Adesso gli animi si sono calmati e la compravendita è andata avanti. Se da una parte c'è chi esce, dall'altra parte c'è chi entra. Elon Musk infatti vuole ritirare il ban a molti utenti, tipo quello di Trump, che fu bannato dalla piattaforma a seguito delle proteste che sono accadute in America a gennaio del 2021 in occasione del cambio della guardia, quando si doveva insediare l'attuale presidente Joe Biden. Il motivo del ban fu che, secondo Twitter, Donald Trump poteva alimentare altra violenza attraverso Twitter, mossa che Musk sottolineò come stupida. Ovviamente adesso qual è la preoccupazione? Che tutti gli account che in passato furono bannati e marcati come fake o promulgatori di fake news, disinformazione, e quelli che sono macchiati di crimini d'odio possono ritornare a fare le loro porcate. Questo perché Elon Musk si definisce come una sorta di baluardo della libertà di espressione. E ovviamente in Europa che si dice? Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e i servizi, ha dichiarato: in Europa l'uccellino volerà secondo le nostre regole. Dunque, io concludo qua, anche se ci sarebbero delle indiscrezioni che voglio aspettare un po' che la situazione si evolva. E prima di concludere, scrivete nei commenti cosa pensate. Secondo voi Twitter, con Elon Musk al timone, sarà un luogo migliore o un luogo peggiore? A me sinceramente non interessa molto, perché come ho detto in altri video in passato io non uso Twitter. Però voglio sapere la vostra, scrivete qui sotto nei commenti e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. E inoltre non dimenticate di guardare gli altri video che porto su questo canale. E ci vediamo alla prossima, ciao Kilo!